Mi ha chiesto di intervenire l'onorevole Marco Davilla, ne ha facoltà. Grazie Presidente, colleghi, signori del Governo. Destinazione Italia. Questo è il nome roboante del decreto legge che stiamo per votare. Usanza, questa dei nomi epici dati ai decreti, inaugurata dal Governo Monti e su cui persevera l'attuale Governo Letta. Visti però gli esiti e la scarsa incisività dei precedenti, invitiamo il Governo a moderarsi nell'uso delle parole e a commisurarle alla reale entità ed efficacia dei suoi provvedimenti, per non rimanere senza aggettivi quando mai si dovesse decidere in un futuro a prendere misure realmente incisive per la vita dei cittadini italiani e delle imprese che costituiscono la spina dorsale del Paese. Questo provvedimento tocca un disparatissimo ventaglio di materie, risultando con ciò, a parere nostro e non solo nostro, l'ennesimo capitolo di una, ahimè, lunga storia di abusi della decretazione d'urgenza. Una storia oscura. Una storia oscura che si è spinta pochi giorni fa fino all'interpretazione inconcepibile secondo cui esisterebbe un dovere per le Camere di approvare questi abusi in tempo utile, al punto che anche in sede di conversione si può arrivare a sopprimere la dialettica del Parlamento senza riguardi al regolamento di questa Camera e allo spirito democratico. I decreti, colleghi, decadono. Decadono quando la maggioranza non ha la forza, la convinzione o la capacità per resistere al lavoro dell'opposizione. La decadenza dei decreti, specie quelli sospinti da urgenze inconsistenti o addirittura indecenti, è un fatto di cui è pieno l'albo della nostra Repubblica. Nessuno è autorizzato a prendere l'atteggiamento della maestrina che segna tra i buoni l'opposizione che emenda e tra i cattivi quella che si oppone duramente con strumenti leciti propri del nostro ordinamento. Questo non ci impedisce di fare diligentemente il nostro dovere per migliorare tutto il migliorabile di ogni provvedimento, in particolare quando governo e maggioranza lo permettano e quando i nostri emendamenti non rischino di diventare semplicemente un fiocchetto lindo messo a nascondere lo sfiato di un pozzo nero, come nel caso di Banca Italia. Ma di fronte a un marciume incorreggibile, è nostro dovere metterci di traverso, con tutto il peso di milioni di cittadini elettori, come uno scudo a difesa degli interessi traditi del popolo italiano. Per questo, signor Presidente, veniamo accusati di non avere il rispetto delle istituzioni. Noi non avremmo, ci dite da quel banco, il rispetto delle istituzioni, quel tipo di rispetto per cui due persone, uno straniero di origine italiana e un italiano di origine probabilmente extraterrestre, si incontrano in privato nel cantone svizzero dei Grigioni per decidere cosa valga la pena di fare del governo e del paese. Lo discutono loro in conferenza telepatica con un terzo ispiratore, perché il senso delle istituzioni, come lo predicate voi, che siete i loro impiegati, si ispira all'idea che i cittadini italiani non sono adeguati a prendere questo genere di decisioni su materie evidentemente troppo delicate per affidarle alla democrazia. Che fare del governo? Che fare del paese? E immediatamente, sotto questa illuminata convinzione che vi ispira, c'è l'idea che pure noi del Movimento 5 Stelle non saremmo adeguati. È un accostamento che ci onora. Saremo anche semplici ed entusiasti, ma noi almeno sappiamo che le istituzioni non equivalgono alle persone che le occupano, in modo particolare quando esse ne abusano. In una democrazia non esistono le persone importanti, esistono solo dei problemi importanti, quelli della gran maggioranza dei cittadini.
Abbiamo provato, signor Presidente, a migliorare questo decreto come facciamo sempre. Con buona volontà abbiamo messo una tessera a fianco all'altra e abbiamo trovato spunti per migliorare le cose. Cito solo alcuni passi avanti che siamo riusciti a ottenere. Abbiamo salvaguardato gli investimenti dei piccoli operatori nelle energie rinnovabili, proteggendo il prezzo di ritiro dedicato degli impianti fotovoltaici fino a 100 kW e idroelettrici fino a 500. Questi impianti non speculativi costruiscono i loro business plan sulla base di un provento garantito e con questi ottengono credito dalle banche. Abbiamo aumentato la trasparenza sulle offerte contrattuali rivolte ai clienti finali di gas ed elettricità. Abbiamo imposto che i dati di lettura dei contatori elettronici siano resi disponibili ai clienti in forma non solo aggregata, ma anche puntuale per consentire una facile lettura dei propri consumi al cliente. Abbiamo rovesciato l'incredibile penalizzazione degli investimenti condominiali per il contenimento del consumo energetico, riportandoli nel novero degli interventi che possono essere deliberati a maggioranza semplice. Abbiamo privilegiato le piccole e medie imprese nella destinazione della dotazione aggiuntiva del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, di cui abbiamo imposto una rendicontazione pubblica via web ogni anno. Abbiamo fatto in modo che nelle isole minori non interconnesse possa svilupparsi un embrionale modello di generazione distribuita, con un processo di progressiva copertura del fabbisogno attraverso energie da fonti rinnovabili. Infine, questo manipolo di eversori di cui faccio parte, cittadini indignati che per 20 anni hanno pazientato sperando che combinaste qualcosa di utile e che ora per la loro indignazione verso il decreto Banca Italia da 2 settimane sono processati dal vostro tribunale speciale di menzogne a reti unificate sui principali giornali e su tutte le televisioni, questo manipolo di eversori, signor Presidente, ha guadagnato giovedì scorso la prima pagina di un autorevole quotidiano economico con una propria proposta. Proposta che il Movimento 5 Stelle ha portato avanti con forza e che permetterà, e vigileremo in tal senso, la compensazione tra i crediti delle imprese nei confronti delle amministrazioni pubbliche e le cartelle esattoriali dovute per sanzioni che in alcuni casi sono indirettamente generate dalla stessa negligenza della pubblica amministrazione. Ma veniamo alle cose irricevibili di questo decreto. Gli articoli 3, 6 e 9 sono di fatto privi di copertura finanziaria nell'immediato. La riduzione della bolletta che grava in larga maggioranza sulle fonti di energia rinnovabili. L'ennesimo crimine perpetrato sulla terra sarda, la conversione del Sulcis attraverso tecnologie ancora in fase sperimentale che utilizzano il carbone non del Sulcis e che prevedono lo stoccaggio nel sottosuolo dell'anidride carbonica. Troviamo paradossale che dopo la conquista del principio di rango europeo secondo cui chi inquina paga, la soluzione che il governo individua per accelerare le bonifiche sia quella di finanziare i soggetti inquinatori per permettere loro la riconversione industriale dei siti inquinati. Gli imprenditori onesti e rispettori dell'ambiente e della legge ringraziano. Siamo contrari all'ennesima pioggia di finanziamenti sull'Expo 2015 di Milano. Troviamo assurdo che lo Stato debba risarcire le imprese che subiscono danni nei cantieri delle cosiddette infrastrutture strategiche. Risarcimento basato sulla presunzione, del tutto indimostrabile, che lo scopo del danno sia ostacolare il cantiere stesso. Le cose più gravi, però, stanno nell'articolo 12, quello sulle cartolarizzazioni. Uno strumento che pochi anni fa innescò una grande crisi finanziaria. Ricordate i famosi mutui subprime americani? Il risparmiatore si trova a comprare una polpetta fatta da una miriade di crediti altrui, frullati con un calcolo matematico. Questo provvedimento permette inoltre la cartolarizzazione di cartolarizzazioni, con il maggior rischio corrispondente, e prevede grosse agevolazioni fiscali. Infine, la cosa più grave. Sarà consentito a tali strumenti di insinuarsi nei fondi di garanzia delle assicurazioni, nel portafoglio titoli degli enti previdenziali, anche pubblici,
e attualmente, fino alla misura del 50%, nei fondi pensione. Si tratta, lo ripeto, di strumenti per i quali non è stato nemmeno previsto un obbligo di rating finanziario e che hanno già causato esiti catastrofici. Una bomba a orologeria piazzata nel comparto finanziario nazionale che avrebbe maggior necessità di sicurezza e di stabilità. E vado a concludere. Ha esaurito il tempo, la invito a concludere. Per tutti questi motivi annunciamo il nostro voto contrario, perché troppe sono le misure che non vanno a favore dei cittadini. E chiudo, signor Presidente, recitando il famoso detto: fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce. Ebbene, noi siamo l'ascia che abbatte rumorosamente quest'albero marcio e senza frutti, ma siamo anche i semi silenziosi di una foresta nuova e sana. Fatevene una ragione. Grazie. Grazie.